2016, Gianni Colacione per Libri TV. Siamo nella sede di Torre Argentina, nella sede radicale di Torre Argentina, nell'ufficio del segretario di Radicali Italiani, Riccardo Maggi, che è qui con noi, lo ringraziamo. Siamo qui per parlare di un appuntamento importante che vedrà appunto impegnato il segretario e tutta l'associazione Radicali Italiani a breve, che è il 15° congresso di Radicali Italiani. Bene, per quanto riguarda le coordinate, il luogo e così via, e date, bene, e magari addirittura qualche orario, io do subito la parola a Riccardo, poi entriamo un pochino nel particolare. Intanto grazie a te. Sì, tra pochi giorni, il 29 ottobre, sabato prossimo, si aprirà il 15° congresso di Radicali Italiani, si terrà a Roma al Hotel Centro Congressi Roma Aurelia Antica. Ovviamente sul sito radicali.it c'è la possibilità di avere tutte le informazioni logistiche specifiche e anche la possibilità di preannunciare la propria partecipazione e, se necessario, se c'è bisogno, di prenotare una stanza a condizioni buone che siamo riusciti ad avere. Per noi è un appuntamento ovviamente importantissimo, perché è il congresso annuale, come sappiamo, come sapete. I congressi radicali sono congressi che si svolgono a data fissa ogni anno, in cui tutti gli iscritti hanno la possibilità di partecipazione diretta, quindi non ci sono delegati, all'assemblea annuale, e hanno la possibilità di votare, di presentare documenti, mozioni generali, mozioni particolari, di candidarsi direttamente. I lavori di questo congresso sono organizzati con una prima giornata, quella di sabato, in cui ci saranno le relazioni mia e del tesoriere in apertura, ci sarà poi uno spazio di saluti istituzionali ed altri interventi, e poi si insedieranno le commissioni. Saranno quattro commissioni che lavoreranno dal tardo pomeriggio di sabato, poi sospenderanno i lavori per la pausa cena e riprenderanno i lavori fino alla mezzanotte di sabato. Si concluderanno così con il primo giorno i lavori delle commissioni, che relazioneranno poi in plenaria nella giornata successiva. Le commissioni sono dedicate ad alcuni temi centrali, importanti per l'iniziativa che Radicali Italiani ha avuto in questo anno politico che sta terminando, e dovranno anche fare il punto, aggiornare l'analisi e aiutare poi il dibattito congressuale, il dibattito generale che avverrà in plenaria, a definire obiettivi e iniziative per rilanciare e proseguire l'attività nel prossimo anno. Saranno una commissione dedicata all'antiproibizionismo e alla giustizia. Legalizziamo la giustizia, legalizziamo l'Italia è il titolo. Una commissione dedicata alle riforme costituzionali, quindi riforma costituzionale ma anche legge elettorale, e in particolare quella che è stata la nostra chiave in quest'anno per affrontare questo passaggio molto delicato, che è quello della riconquista dello strumento referendario. Come sappiamo, da Radicali abbiamo fatto un'analisi sugli ultimi 60 anni di vita politica e delle istituzioni italiane, in cui un dato centrale è stato il furto della scheda referendaria, quindi della seconda scheda, un furto che è avvenuto in molti modi, ma è avvenuto anche attraverso degli ostacoli che la legge pone a chi, comitati di cittadini, magari non necessariamente partiti o grandi sindacati, vogliono attivare la partecipazione popolare attraverso gli strumenti di democrazia diretta. E quindi noi abbiamo lavorato tutto quest'anno per tentare di superare questi ostacoli e ottenere una riforma delle modalità di accesso al referendum. Ne parleremo magari anche proprio toccando l'iniziativa in corso di Legalizziamo. Ecco, perché infatti parliamo di questa iniziativa, che è un po' nello scenario di preparazione di questo congresso, che è una iniziativa di raccolta firme per proporre una legge di iniziativa popolare. Bene, di cosa si tratta e soprattutto come sta andando? Legalizziamo è l'iniziativa popolare promossa da Radicali Italiani, dall'associazione Coscioni e dalle diciamo più importanti organizzazioni antiproibizioniste che ci sono in Italia. Pensiamo al Forum Droga, pensiamo a Buon Diritto, pensiamo alla CILD, pensiamo ad Antigone. Un'iniziativa lanciata prima dell'estate con l'obiettivo di suscitare una mobilitazione popolare su una grande riforma. La riforma della legalizzazione della cannabis non è solamente una battaglia storica radicale, lo ricordiamo sempre. Marco Pannella fece la prima disobbedienza civile ormai più di
45-46 anni fa, perché era il 1975, ma è una riforma che avrebbe dei benefici enormi sotto molti punti di vista, dal punto di vista delle libertà individuali, e quindi cambierebbe, inizierebbe a cambiare, a riformare il rapporto tra individuo e libertà dell'individuo e Stato, quindi abbandonando l'illusione, come dire, autoritaria di uno Stato che punisce per uno stile di vita. Avrebbe enormi benefici da un punto di vista della lotta alla criminalità organizzata, alle narcomafie, al terrorismo, questo è quello che dice la Direzione Nazionale Antimafia nel suo parere favorevole a tutte le leggi che chiedono la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati. Avrebbe benefici evidentemente di tipo economico, perché un enorme mercato nero che riguarda alcuni milioni di consumatori e miliardi di euro di fatturato sarebbe sottratto appunto alla criminalità, e un impatto significativo sulla giustizia. Oggi abbiamo un terzo dei detenuti nelle carceri italiane sono detenuti per violazione del testo unico sulle droghe, sono circa 17.000 persone. Solo il cambiamento che c'è stato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge famigerata legge Fini-Giovanardi ha portato uno sgravio e un abbassamento significativo delle presenze in carcere. Quindi una riforma importantissima. Quello che noi vediamo facendo i tavoli per strada, che abbiamo visto, è che c'è una consapevolezza tra i cittadini di tutte le età, dagli ultra ottantenni ai ventenni, del fatto che il proibizionismo ha fallito. Il problema, come sempre, è che le istituzioni e il Parlamento arrivano più tardi, e quindi il percorso dell'intergruppo, l'intergruppo promosso da Benedetto Della Vedova su un testo di legge molto simile a quello di Legalizziamo, il nostro è un po' più avanzato in una serie di aspetti, e soprattutto chiede la decriminalizzazione, il nostro, dell'uso di tutte le sostanze stupefacenti, che è l'orizzonte, più... che è l'orizzonte successivo, successivo per politiche di riduzione del danno assolutamente, come dire, funzionali e ragionevoli, laddove nei paesi sono state adottate hanno dato degli ottimi risultati, ad esempio il Portogallo. Il problema è il fronte proibizionista. A livello parlamentare sappiamo ci sono 4.000 emendamenti circa già presentati da una parte minoritaria proibizionista che sta adottando una strategia di ostruzionismo. La campagna sta andando bene, è appena terminata nel weekend scorso una mobilitazione nazionale straordinaria, devo dire con una risposta eccezionale da parte dei militanti radicali, ma anche degli altri partner di questa iniziativa. E vanno ringraziati tutti, perché è stato un momento anche bello di entusiasmo, e anche di aver ritrovato la capacità di una mobilitazione in un momento difficile per il nostro movimento, e difficile anche per il paese, perché diciamolo che con il dibattito tutto spostato sulla riforma costituzionale le questioni delle libertà individuali, delle libertà civili, dei diritti civili rischiano di essere messe da parte. Sì, questo è vero. Una cosa che ti volevo chiedere, per questa raccolta firme ci sono le incombenze, dei problemi normali, delle autenticazioni e così via, oppure... Ci sono tutti quei problemi che noi stiamo tentando di porre all'attenzione del Parlamento, all'attenzione del Governo. Le firme in questo momento, grazie all'impegno straordinario di tutti coloro che hanno raccolto le firme negli ultimi giorni, dovrebbero esserci o stanno per esserci, quindi noi continuiamo a fare i tavoli, abbiamo fissato una consegna delle firme intorno al 10 novembre. Il problema vero è che per ogni cittadino, come sappiamo, che ha firmato va richiesto un certificato elettorale. Questo significa che vanno fatte decine di migliaia di richieste a migliaia di comuni in tutta Italia. Molte volte chiediamo i certificati attraverso la PEC, quindi prima c'è tutto un lavoro di digitalizzazione dei moduli, un lavoro incredibile, burocratico, pazzesco, che tra l'altro ci porta a chiedere all'amministrazione un certificato che poi noi dobbiamo riconsegnare all'amministrazione. Nell'epoca, diciamo, dell'amministrazione digitale e della semplificazione digitale, una vera e propria follia che costituisce un ostacolo, perché in questi giorni la maggior parte del lavoro che facciamo, che fanno i militanti, non è a dibattere, a convincere, a firmare le persone o a fare incontri per promuovere questa iniziativa e questa riforma, ma è a chiamare, contattare i comuni che spesso non rispondono alla PEC, quindi vanno richiamati più volte per ottenere questa cosa. Quindi una delle proposte che noi facciamo all'interno di quel pacchetto che è il Referendum Act è
la possibilità di arrivare a una sottoscrizione digitale delle firme, cosa che sarebbe, come dire, normale, matura e consentita attraverso l'identità digitale, anziché le spese di migliaia di euro che abbiamo dovuto sostenere per gli autenticatori, l'eliminazione dell'obbligo di produrre un certificato, perché l'amministrazione può benissimo verificare da sola che quel cittadino è un cittadino iscritto in una lista elettorale, e appunto l'ampliamento della platea degli autenticatori, in modo che sia il comitato promotore a poter indicare le persone che autenticano. E quindi mandiamo un momento un appello per le firme e anche per aiutare a raccogliere le firme. Per aiutare a raccogliere le firme basta trovare sui vari social per media, aiutare eccetera. Per aiutare anche in questi ultimi giorni, in queste ultime, diciamo, due settimane, la raccolta delle firme e tutte queste operazioni che si stanno svolgendo, lo si può fare andando sul sito legalizziamo.it, lasciando i propri dati, e potete essere ricontattati anche proprio durante il congresso di Radicali Italiani. Lì al centro congressi, nell'albergo, ci sarà una sala e una parte in cui continuamente si lavorerà per la digitalizzazione delle firme, quindi faremo in modo che anche chi a turno in maniera militante fa questo lavoro possa continuare a seguire i lavori del congresso, ma intanto lavorare fino all'ultimo per portare a segno questo obiettivo. Bene, chiudiamo con il congresso. Qualche ospite? Ma abbiamo avuto già preannunci di ospiti che sono anche amici, con i quali abbiamo condiviso negli anni passati, anche storicamente, come radicali battaglie, iniziative, o che sono proprio degli iscritti radicali. Penso a Benedetto Della Vedova, a Sandro Gozzi, penso a Riccardo Nencini, ci sarà la presenza del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che anche lui è tra l'altro il primo sindaco di una città capoluogo che ha sottoscritto la legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione della cannabis, quindi sarà anche importante ascoltarlo, avere il suo... Mi pare che anche il sindaco di Torino... Anche il sindaco di Torino Appendino. Recentemente, anche Appendino, anche il sindaco di Napoli De Magistris, abbiamo fatto un tentativo anche con Virginia Raggi, ma abbiamo letto oggi da una lunga intervista rilasciata a Calabresi su Repubblica che lei non ha firmato e non firmerà, ma non ha spiegato bene, la motivazione. E ricordiamo che, avevo dimenticato, nella giornata di domenica, nella seconda giornata del congresso, nella domenica pomeriggio a partire dalle 15, ci sarà una sessione transnazionale presieduta da Emma Bonino, in cui si tratteranno in particolare il grande tema del governo dei flussi migratori, in particolare a livello comunitario, a livello europeo, e il tema del rilancio dell'integrazione europea, che è un altro grande nodo, e in particolare lì interverrà Pier Virgilio D'Astori, Benedetto Della Vedova, Marco De Andreis, e un panel poi sulle persecuzioni che stanno subendo alcuni popoli come gli Yazidi e i Caldei nello scenario siriano e iracheno. Perfetto, allora ci vediamo al congresso, faremo delle interviste anche lì con Libera TV, con la Folta Troupe, e a grazie presto a tutti. E buon lavoro. Vi aspettiamo. Ciao.